Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... bellissima questa cosa. Scuole, insegnanti, conservatori, eccetera, 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 eccetera. Il dilemma di oggi è questa cosa qua. Dato che siamo all'inizio e dobbiamo pensare a cosa fare, molti mi state scrivendo, soprattutto su Instagram, dicendomi quest'anno avrei intenzione di fare questa scuola, avrei intenzione di andare al conservatorio, avrei intenzione di andare da quell'insegnante, non so come fare, aiutami. Allora, oggi sono qui per dire la mia, non dire la cosa giusta, ma dire la mia, come al solito. E tra l'altro sto facendo questo video nello studio nuovo. Devo montare un po' di cose, quelli che mi seguono su Instagram avranno visto. Alcune cose, devo mettere ancora un po' di cose a posto, ma per sabato probabilmente sarò pronto. Quindi oggi il video è parlato, ma volevo già farlo qui, dato che è pronto, poi vi farò vedere bene tutto. Vabbè, comunque stavamo parlando di altro. Cos'è questa roba? Ah, gli occhiali. Le possibilità in generale sono tre: conservatorio, scuola, accademia, eccetera eccetera, oppure lezioni private da un insegnante. Ma cosa dobbiamo fare? Prima cosa, nessuna delle tre è da scartare assolutamente, ma dobbiamo solo capire qual è quella che fa al nostro caso. E le cose da tenere in considerazione, a parte la voglia di studiare, sono due, e cioè l'età e il tempo a disposizione. Solitamente poi queste due cose vanno abbastanza di pari passo, perché di solito più si è giovani più tempo si ha a disposizione, più si è vecchi meno tempo avremo a disposizione, perché comunque si inizia a lavorare, si hanno molti più impegni, quindi il tempo diventa sempre meno. Prima di dirvi cosa dovete fare, però, vi spiego un attimo che cosa sono queste cose. Partiamo dal conservatorio. Il conservatorio è una scuola, è la scuola per eccellenza, diciamo, e dura un sacco di anni. Dipende che indirizzo si fa, se si fanno percussioni, se si fa pianoforte, se si fa flauto, eccetera eccetera, cambiano gli anni, ma comunque se si vogliono fare le percussioni sono tipo 10 anni, una cosa del genere, quindi un percorso molto 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 lungo. Però la cosa è che è un percorso di strumento, sì, ma è un percorso di musica proprio in generale, perché le materie non sono solo strumento e basta, ma ci sono un sacco di materie. Ci sono storie della musica, strumento ovviamente, pianoforte complementare, teoria, armonia, eccetera eccetera. Quindi non si studia solo il proprio strumento, ma si studiano. Poi ovviamente non c'è solo questa possibilità, perché da qualche anno esistono degli indirizzi, ad esempio l'indirizzo pop, l'indirizzo jazz, dove c'è la batteria, perché in realtà nel conservatorio la batteria non c'è, perché il conservatorio è indirizzo classico e nella musica classica la batteria non c'è, ci sono solo le percussioni. È entrata a far parte del conservatorio anche la batteria, però attenzione, non è che se facciamo indirizzo pop allora studiamo batteria, finito. Anche qui ci sono molte altre materie, come vi dicevo prima, questo è il conservatorio, serve per studiare musica a 360 gradi. Questo è molto diverso, cambio posizione, da studiare invece in una scuola o anche privatamente. Queste scuole, queste accademie sono più mirate sullo strumento, cioè noi andremo a studiare lo strumento. Poi ovviamente, ad esempio, quella che ho fatto io ho fatto l'Accademia del Suono a Milano con Max Furian, che adesso però non è più Accademia del Suono, è Nambo Visa. C'erano anche altre materie, ho fatto anch'io pianoforte complementare, poi c'era teoria, studio di registrazione, anche seminari sulla sulla musica metal eccetera. Però è un pochettino diverso, perché per quanto l'impegno debba essere sempre super costante, deve essere tanto, è un po' diverso perché le ore di lezione sono meno e è molto più mirato sullo strumento. La teoria, il pianoforte eccetera hanno molta meno importanza rispetto al conservatorio. Poi infine le lezioni private invece sono miratissime sullo strumento e basta, miratissime a quello che vogliamo studiare, tante volte anche all'argomento che vogliamo studiare. Ci sono delle volte in cui andiamo da un insegnante privato perché vogliamo studiare quella cosa lì, non la batteria in generale, ma quella cosa lì della batteria, perché magari quell'insegnante è specializzato e ci può indirizzare meglio. Detto questo, la questione qual è? La questione è che dipende, cioè non c'è una soluzione per tutti, dipende da quello che vogliamo fare. Se uno è molto giovane, io consiglio il conservatorio, e questo lo dico anche per un genitore magari che ha il figlio che vuole suonare, che gli rompe le scatole. Per un bambino andare al conservatorio è una cosa buona, perché entra nella musica a 360 gradi e studierà un sacco di cose. Anche se lui vuole suonare la batteria e suona le percussioni, intanto suona il pianoforte, intanto studia la teoria, ok, è vero che è un bambino, quindi dipende, però lo fa entrare nel mondo della musica completamente. Poi quando diventerà grande, magari vorrà diventare batterista, se le porterà dietro tantissimi. Ci sono un sacco di grandi batteristi che hanno fatto il conservatorio. Quindi se un bambino è piccolo, ma se anche un ragazzo ha 13-14 anni, quindi è ancora molto giovane, secondo me il conservatorio è la cosa giusta. Più si va avanti con l'età, più è difficile
voglia di uscire a fare il conservatorio, riuscire ad avere il tempo e la voglia tante volte anche di mettersi lì e studiare tutte queste cose, tutte queste materie. Quindi in quel caso consiglio di fare un'accademia o consiglio di andare privatamente. Cosa cambia? L'accademia, come quella che ho fatto io, come vi dicevo, ad esempio la mia durava 3 anni, quindi comunque bisogna avere la consapevolezza, bisogna sapere che per 3 anni ci potremo fare un mazzo così e studiare, perché non è che al conservatorio si studia e nelle scuole non si studia, le scuole sono più mirate come vi ho detto, ma poi bisogna studiare un sacco anche lì. Se sappiamo che noi per 3 anni riusciremo a studiare, impegnarci per questa cosa, per studiare lo strumento, allora secondo me quella lì può essere la cosa giusta. Se invece il problema è che magari lavoriamo già, non abbiamo tanto tempo e siamo incasinati, non sappiamo bene i giorni e orari che avremo da una settimana all'altra, allora la questione è completamente diversa e vi consiglio di andare da un insegnante privato, perché da un insegnante privato è vero che non avremo altre materie, è vero che ci sono cose che tralasceremo un po' tra virgolette, però il fatto è che andando da un insegnante privato abbiamo molta più flessibilità, perché in generale possiamo decidere da una settimana all'altra quando andare a lezione. Invece anche in una scuola, se ti dicono devi venire il giovedì alle 2:30 e tu alle 2:30 devi essere lì. E poi la cosa in tutto questo qual è? Perché la paura grande tante volte è il fatto di dire vado al conservatorio perché devo andare a prendere il pezzo di carta. Secondo me questa cosa qua è una delle cavolate più grosse che si possono dire. La cosa da pensare non è il pezzo di carta, raga, vi prego, non pensate solo al pezzo di carta quando pensate al conservatorio, o non pensate al pezzo di carta al diploma quando, pensateci ancora meno al diploma quando scegliete di fare un'accademia. Perché? Prima cosa, perché il diploma non è un vero diploma, nel senso, ok, un diploma è un pezzo di carta che però valenza ne ha zero. Quindi se andate in una scuola, se volete fare 3-5 anni in un'accademia, dovete farlo perché volete imparare e non per il pezzo di carta. Se andate al conservatorio, ok, la laurea, ok che con la laurea si può andare a insegnare anche nelle scuole, però io sinceramente non penserei solo al pezzo di carta e basta, perché lavorativamente il pezzo di carta non serve a niente, a parte se vogliamo avere la laurea per andare a insegnare nelle scuole. Il pezzo di carta non serve perché quando noi andremo a fare un'audizione, se noi arriviamo con la nostra laurea ma dopo di noi c'è un autodidatta che non ha mai preso una lezione da nessuno eccetera e ci fa un mazzo così a suonare, non prenderanno noi che abbiamo il pezzo di carta, prenderanno lui perché sa suonare meglio. E questa cosa secondo me è giusta, perché l'importante è saper suonare, non è quanto abbiamo studiato, come abbiamo studiato. Quindi io qui la finisco, spero di non avervi deluso e spero di avervi chiarito un pochettino le idee. Se avete qualche problema mi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti, scrivetemi anche cosa ne pensate di questo video, cosa avete fatto voi, se avete fatto il conservatorio, se siete andati privati, se siete autodidatti, cosa avete fatto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.